Si può dire che comincia domani un periodo, insomma, da qui a Natale, non dico decisivo perché non può essere decisivo, però un periodo molto importante. Sì, si può dire anche così. Un ciclo di partite che ci vedono da affrontare nella maniera giusta, perché al di là del valore degli avversari, differente rispetto alle ultime gare affrontate, ma comunque è un ciclo di partite che bisogna affrontare nella maniera giusta e cercare di portare più punti possibili per raggiungere questo obiettivo che è la salvezza. Ti chiedo che gara ti aspetti domani. Mi ha già detto martedì sera che non la Liverpool è una sfida salvezza, però hanno qualcosa in più sulla carta. Però sono lì, ti aspettate che facessero questo campionato e se sono lì è un caso oppure vedete qualche problema, ce l'hanno. Queste sono domande da porre a Sassuolo. Io c'ho da pensare solo a quelle che sono le reazioni nostre in funzione delle difficoltà che andremo incontro. Una squadra che ha dentro, ci mette dentro grande qualità, grande dinamismo, grande velocità. Se poi questa la classifica dice altre cose, evidentemente hanno dei problemini anche loro, però comunque rimane di fatto una squadra composta da grandi giocatori e anche ordinata. È chiaro che quando tu vai a fare un campionato che devi riconfermare quanto di buono hai fatto l'anno scorso e in più ci inserisci la difficoltà dell'Europa League, un po' di problemini te li porta in termini di giocatori infortunati, in termini di classifica. E quindi bisogna essere bravi noi a sfruttare quelle opportunità che si verranno a presentare. Senti, dopo le due sconfitte consecutive in casa, che reazioni ti aspetti dalla squadra? Qual è quell'aspetto che vorresti vedere principalmente dai ragazzi? Quello che si aspetta a tutti dopo le sconfitte, c'è da mettere dentro i miglioramenti su quegli errori che ci hanno portato poi a quelle sconfitte. Al di là dell'aspetto puramente emotivo che poi fa la differenza, e c'ho bisogno della squadra in questo scorcio di campionato dove oltre all'organizzazione che si vede, bisogna che dentro ci si metta determinazione, grinta e voler combattere queste avversità negative e quindi mi aspetto questa reazione, non snaturando quanto di buono si è fatto anche nelle sconfitte, anche in queste tre sconfitte. Ti sei chiesto magari a Fredo anche come sono passati qualche giorno al di là della Coppa Italia, sono per la parte della Coppa Italia, perché dei cali ci sono stati nel secondo tempo contro Milan e Fiorentina, perché insomma, soprattutto contro il Milan, si è visto forse anche qualcosa di meglio, no, rispetto alla Fiorentina, cioè è stata una crescita della squadra che sta avvenendo, però non è stata per tutti i 90 minuti. Sono tante le spiegazioni che mi sono date, insomma, su questa domanda mi sono posto delle risposte, ho dato delle risposte in virtù di quello che ho visto. Ho visto una squadra forte, una squadra che è in grande crescita nell'autostima, che però non riesce a mantenerla nel tempo, vuoi per la difficoltà degli avversari, che è notevole, e può essere anche il fatto che tu quando giochi contro queste squadre ha un impegno fisico e mentale importante e non riesci a mantenerlo nel tempo. Questa può essere una risposta. Però siccome io ho la convinzione, siccome si allenano per tutta la settimana con grande intensità, loro riescono a mantenerla sotto l'aspetto fisico e devono mantenerla sotto l'aspetto mentale, perché un gol, un evento negativo, a un evento negativo la reazione non deve essere quella che si è data nelle ultime due partite, deve essere quella lì di non ragionare più da singolo, ma continuare a ragionare da collettivo, perché noi da collettivo ci sono dei vantaggi, se invece questo viene meno vengono fuori poi i limiti che noi abbiamo. Domani andranno in campo sicuramente altri interpreti rispetto a martedì, però ti chiedo se la sconfitta di martedì ha creato qualche strascico, come io spero non ne abbia creati. Ha creato degli strascichi. Intanto la difficoltà è stata quella lì di allenare due squadre
stata una settimana particolare perché non si è potuta scandire bene su quella che è la preparazione con Sassuolo. Fino a ieri ho dovuto dividere i gruppi e questa è stata una difficoltà per come si ragiona noi, per come ci si allena noi. Su quella che è stata la sconfitta siamo andati a vedere perché è maturata, come è maturata, e siamo andati a vedere quelle cose che non hanno senso di esistere per come si gioca noi. Quindi vuol dire che l'impegno mentale conta, se non in maniera forte, più di quello tecnico-tattico, e questa è una prerogativa e questa squadra deve migliorare velocemente e fortemente. Ti chiedo anche come stanno i giocatori in forza, a partire da Pucciarelli, ma anche Zambelli, che vuole uscire oggi anticipatamente. Pucciarelli non è convocato perché ha ancora dei residui di problemi muscolari. Zambelli stamattina ha dato questo problemino muscolare da valutare, comunque convocato. Senti, Sassuolo ha le prese con tanti infortuni, però una squadra che al di là di questi problemi ha una rosa di valore anche nei singoli oltre che nell'insieme. Sì, l'ho detto prima. Squadra composta per combattere, per giocare su due fronti, è una squadra forte, una squadra che ha individualità importanti, è organizzata, e la classifica è veritiera in termini di risultati che hanno subiti, però per il valore che hanno è bugiarda, perché è una squadra che anche sabato, anche domenica scorsa contro il Napoli l'ha fatta vedere, comunque è una squadra che mette in difficoltà qualsiasi tipo di squadra. I risultati sono altalenanti, però noi chiaramente bisogna guardare quello che la partita ci offre, le opportunità comunque ce le offrirà anche domani, bisogna essere bravi a sfruttarle. Pensavo alla partita dell'anno scorso a Sassuolo, una partita... È un altro campionato, Tommaso, no, è un altro campionato. Non si può rapportare quello che quest'anno e quello dell'anno scorso. L'anno scorso è stata fortemente condizionata dagli episodi. Ripensavo agli episodi e anche alle partite più ultime nostre, non era un paragone, era proprio chiederti quanto stanno incidendo gli episodi e come fare per... Gli episodi incidono, Tommaso. Gli episodi incidono. Gli episodi incidono. Nel calcio non è una scienza esatta, vengono fortemente condizionati i risultati da episodi che ti possono andare a favore e ti possono venire contro. La partita l'anno scorso è stata così, noi avevamo la partita in mano, si era uno in più, e invece poi si è rimasti con un pugno di mosche in mano, offrendo una prestazione importante quando si era in parità numerica. Anche in superiorità numerica poi è successo quello che è successo, e se vado a valutare anche la prestazione si è fatta domenica col Milan, è stata fortemente condizionata da episodi dove loro sono stati bravi a concretizzare quanto hanno creato e noi meno bravi, e questa qui purtroppo la storia di queste ultime partite. Senti, invece Lorini, che è tornato in gruppo, come sta? Se domani potrà avere... Lorini non è convocato perché non ha ancora garanzie su quella che è la tenuta del problema che ha avuto, quindi non è convocato. Quindi sono Zambelli a destra. Sì. Ti voglio dire questo, dopo 5 mesi pieni di lavoro con la squadra, qual è secondo te l'aspetto che vedi essere migliorato maggiormente dal primo giorno di tiro ad oggi? C'è stata una crescita sicuramente, anche se poi i risultati non te la fanno vedere, io la vedo, è una crescita di conoscenza di quello che si propone. Ripeto, gli episodi e i risultati ti condizionano nel modo di vedere. Io vedo invece che comunque reagiscano bene e sono cresciuti sotto molti punti di vista, sono cresciuti individualmente, sono cresciuti anche nel modo di stare in campo. Poi questo non riescono ancora a mantenerlo per una durata di 90 minuti, e quindi sta a me modificare quando vedo che c'è un certo tipo di calo.